Paolo Borrometti, presidente di Articolo 21. Diciamo, in questo periodo ci sono attacchi eccellenti alla professione del giornalista, addirittura modifiche, abolizioni dell'ordine dei giornalisti, sono filtrate queste notizie. Sempre più difficile. No, non sono filtrate, purtroppo sono state dette. È sempre più difficile, è un tentativo di bavaglio che si cerca di continuare a mettere, al di là del governo che cambia, non è una questione politica, ma è proprio un impegno che qualcuno mette per cercare di appunto mettere il bavaglio all'informazione. Bavaglio lo si mette con le minacce, bavaglio lo si mette con questi tentativi di intimidazioni, bavaglio lo si mette con ad esempio le cosiddette querele temerarie. Noi però abbiamo un obbligo: continuare a fare il nostro lavoro. Il nostro lavoro è tentare di aprire gli occhi ai cittadini e di mostrare ciò che accade. Noi siamo gli occhi, le orecchie e la voce dei cittadini. Grazie. Antonio Nicita, commissario Agicom. Dottor Nicita, social network, fake news. Il punto di vista dell'Agicom, ma nei confronti di questo che sta diventando un problema endemico. Ma dunque, l'autorità da diverso tempo, devo dire anche un po' prima dell'attività della Commissione europea, si è posta questo tema con un'indagine conoscitiva e ha avviato un tavolo tecnico con tutti gli operatori del settore, in particolare con gli over the top, cosiddetti social network tipicamente, che non sono oggetto della regolazione standard del pluralismo. Tuttavia l'autorità ha ritenuto di non parlare di fake news, perché può essere un termine che crea fraintendimenti. Il tema non è tanto la notizia falsa o l'affermazione falsa, il tema che è più rilevante per l'informazione, la qualità dell'informazione e anche la democrazia, è la strategia della disinformazione, cioè utilizzare in modo strutturato, consapevole e finalizzato, attraverso le modalità algoritmiche, i social network per veicolare un certo tipo di informazione con una precisa finalità, o di finalità economica e quindi di inganno attraverso la fruizione di notizie false o di annunci falsi per recuperare dei soldi attraverso l'inserzionismo pubblicitario, oppure attraverso finalità di disinformazione politica. In questo quadro abbiamo organizzato questo tavolo tecnico che finirà entro dicembre. Lo scopo è quello di immaginare meccanismi di soft law, cioè di autoregolazione, che possano funzionare a tal fine. Evidentemente, laddove ci rendessimo conto che questi meccanismi non sono efficaci, segnaleremo al governo la necessità di un intervento legislativo, non tanto di governo dei contenuti, quanto di dovere di disvelamento delle informazioni da parte dei social network. Un'ultima domanda, e rispetto ai bot, i famosi bot che propagano fake news, e ne abbiamo avuto un esempio eclatante nelle creazione del governo attuale, nell'intervento del presidente Mattarella, che c'è stata un'endemicità, peraltro poi ritrovata e di provenienza estera da questo punto di vista. Sì, questo è un grosso tema sul quale in particolare lavorare, come trattare anche lì sotto forma di autoregolamentazione quelli che sono degli account anonimi, che sono semplicemente utilizzati per influenzare l'agenda politica, cioè ciò di cui si deve parlare. Per la verità i social network stanno provando a promuovere alcune politiche. Il tema grosso, che oggi peraltro è stato affrontato qui dal professor Zaccaria, riguarda la relazione fra tutela dell'identità da una parte e anonimato dall'altra. Spesso l'anonimato è uno strumento di garanzia della libertà di espressione, talvolta è lo strumento attraverso il quale si usa malamente la libertà di espressione in realtà per affermare notizie false e discriminatorie e diffamatorie. Sicuramente questo è un tema sul quale lavorare non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo. Grazie. Vittorio Di Trapani, segretario generale USIGRAI, sindacato dei giornalisti RAI.
servizio pubblico, social e fake news. Qual è il volto che deve assumere il servizio pubblico rispetto a una corretta informazione contro, diciamo così, la diffusione di notizie false? La RAI come servizio pubblico ha un dovere in più nell'assicurare la massima qualità dell'informazione. Per di più sul tema delle fake news ha assunto un impegno tramite il contratto di servizio per contrastare le fake news, anzi introdurre strumenti di fact-checking, quindi proprio per assicurare una informazione di qualità e certificata. Non ultimo, decisivo, l'impegno anche per il contrasto ai linguaggi di odio. Grazie. Beppe Giulietti, Presidente Federazione Nazionale della Stampa. Nel suo intervento ha parlato da una parte una proditoria richiesta di abolizione dell'ordine dei giornalisti che stranamente converge con una richiesta da parte proprio dei giornalisti di poter essere denuncianti di pratiche che vanno oltre l'etica professionale. Io mi limito a fare il cronista. Questo governo aveva detto: abrogheremo il conflitto di interessi, abrogheremo la lottizzazione RAI e faremo finalmente le norme antitrust. L'unica cosa venuta fuori è levare i fondi ai più piccoli giornali che ancora li hanno e abrogare l'ordine dei giornalisti. È singolare che questa richiesta arrivi mentre l'ordine si sta autoriformando e chiede di avere i poteri disciplinari per espellere coloro che fanno strage di verità. È tutto molto singolare, ho la sensazione che non si voglia colpire l'ordine, ma si voglia colpire la funzione critica dei giornalisti. Del resto, se le conferenze stampa si fanno senza domande, è evidente che un giornalista che fa domande possa essere considerato un rompiscatole. Grazie.